amici appassionati di motori, di preparazioni di auto sportive con Luca. Ciao Luca, nome Emilia Giri. Ciao Frank. E Mirko. Ciao Mirko. Ciao. Devi lavorare oggi, Asse, devi sempre, lavorare. Sempre. Ci sono un sacco di belle novità. Partiamo da dove? Sì. Da questo veicolo nero che non sarà più nero molto presto, per cui siamo proprio in una fase iniziale di un lavoro importante. Sì, abbiamo iniziato, nel senso che abbiamo cominciato a metterci le mani. Il tipo di lavoro si chiama car wrapping. Uh-huh. Car wrapping significa utilizzando una pellicola particolare, quindi non è una pellicola adesiva qualunque, ma una pellicola speciale, specifica per le carrozzerie, quindi microforata all'interno dei microfori che chiaramente non si vedono a vista, però serve appunto per poter per potersi applicare alla carrozzeria e poi con un sistema appunto che i ragazzi utilizzano, far uscire l'aria in maniera tale che il contatto, cioè la il risultato finale, sia perfetto, come se fosse verniciata in sostanza, solo che è pellicolata. È un sistema che è in auge già da qualche anno e permette appunto di cambiare, non dico velocemente, però cioè di evitare il fatto di riverniciare completamente la macchina. Ad esempio, facciamo il caso di questa Mercedes GLC, che è di una signora fra l'altro, la quale la voleva, questione di gusti, poi opinabile il fatto che il rosso opaco piaccia o meno, la voleva in rosso opaco. Il problema è che la Mercedes, che l'aveva a catalogo ai tempi dell'acquisto, gli dava un anno di tempo di consegna. La presa nera, a questo punto è venuta da noi chiedendo se era possibile fare questo tipo di intervento. Quindi utilizzando questo sistema ritengo che la potremmo accontentare sicuramente, come se la macchina fosse uscita così, con ovviamente dei vantaggi che sono sostanzialmente: uno, il fatto di non andare a toccare il colore originale. Adesso rispetto, comunque ha anche una funzione protettiva alla fine, ha una funzione protettiva, assolutamente, la macchina ritorna perfettamente del colore originale. C'è da dire che in Italia, rispetto ad altri paesi, non è riportato il colore della macchina sul libretto di circolazione, cosa che invece in altri paesi limitando la scelta, diciamo, così. No, è una questione proprio anche legale, se vogliamo, cioè se io vado a toccare una parte, diciamo un dato del libretto, non è pericoloso. In Italia questo tipo di vincolo per il momento non c'è, però c'è una targhetta che identifica il colore della macchina, quindi il fatto di poterla riportare originale quando uno la vende o perché si stufa o qualunque cosa, non andiamo a toccare strutturalmente. Certo, certo. E questa è una cosa molto importante, perché nel momento in cui io la vado a vendere, l'ho verniciata di un colore diverso, quello che la compra dice: ma scusa, cioè, hai comprato la macchina nera, me la vendi rossa, o la macchina ha fatto un incidente, esatto, c'è qualcosa che non va. Cioè, il concetto è molto, quindi questo è molto importante. E poi anche il costo, perché riverniciare una macchina integralmente significa, poi soprattutto macchine di questo genere qua, significa fare un lavoro veramente complesso e articolato. Non è che mettere la pellicola sia una passeggiata, perché un lavoro del genere comunque fra lo smontaggio, l'applicazione, le finiture, sempre un 4-5 giorni vanno via, però il risultato finale è esattamente identico ed è assolutamente ripristinabile velocemente. Certo, in termini di spesa rispetto alla verniciatura totale, quanto ci vuole per fare una verniciatura totale adesso di una macchina dipende così? Dipende dalla macchina. Fatta dipende bene, tipo, diciamo delle robe. Allora, macchina così grossa, perché dipende anche dalla dimensione, cioè più grossa la macchina, più c'è vernice, più c'è lavoro e tutto quanto. Poi anche lì, 4.000? È una macchina forse del genere, basta. No, 4.000 ci possono stare. Un lavoro del genere spendi la metà, o poco più della metà. Diciamo la metà, tanto per avere due pesi. È comunque un lavoro costoso, anche perché richiede tantissimo tempo, però alla fine, ti dico sinceramente, a parte la signora ha fatto una scelta fantastica, anche se Mirko dice no, ma rossa, io l'adoro, ha fatto attenzione, benissimo. Terrà il tetto nero, perché probabilmente la signora fa, io adoro il rosso e nero, per cui terremo il tetto nero e le calotte degli specchietti, che comunque non sarebbe stato possibile l'applicazione della pellicola, perché dove c'è una curvatura troppo accentuata, essendo sempre pellicola, tende a staccarsi. Quindi la macchina diventerà, quando poi ci rivedremo al lavoro finito, tutta rossa opaca, ad esclusione del tetto e della calotta degli specchietti. Vabbè, al di là della fede calcistica, dove la signora ha scelto veramente una tonalità che mi piace. È inutile fare quella faccia tu. E invece qua, ragazzi, Mirko, prima sentivo che stava traficando, stava giocando. E cosa succede? Questa è una cosa che non ho mai visto e sentito. Parla di... Si parla di un intervento legato al sound delle macchine, che anche questo, diciamo che noi facciamo un po' di tutto, come noi le giri sono anni che ci conosciamo, sai che noi interveniamo un po' di tutto. I due aspetti principali sono sempre stati la parte elettronica,
e la parte, diciamo, del sound, dello scarico, dell'impianto di scarico. Fino a poco tempo fa l'unico modo per andare a valorizzare un sound più sportivo rispetto a quello di serie era andare a toccare i componenti dello scarico, il terminale, il centrale, la parte anteriore, il downpipe, catalizzatori. Da un paio d'anni a questa parte è stata la Maserati, quando hanno lanciato la Levante e le due versioni turbo diesel, la Levante e l'altra versione che adesso mi sfugge, turbo diesel, chiaramente la Maserati voleva da un punto di vista sia commerciale che la Ghibli, esatto, bravo, non mi veniva modello. Diciamo che da un punto di vista proprio di marketing, benissimo fare le versioni turbo diesel, però almeno con un sound che non dico andasse a riprendere quelle delle versioni delle benzina molto più potenti, però che si avvicinasse. Da lì hanno inventato questo sistema che si chiama Sound Booster, che è un sistema elettronico, poi Mirko vi farà vedere nel dettaglio che cos'è, che ha consentito di avere poi Maserati un po' come l'Harley, cioè hanno brevettato proprio il suono, si avvicina molto a quello della Ferrari, per loro è fondamentale avere un sound caratteristico, caratterizzante del modello. Attraverso questo sistema, senza andare a toccare l'impianto di scarico, sono riusciti a mettere sul mercato due vetture turbo diesel in più modelli con un sound che si avvicina abbastanza al discorso delle benzine, e quindi chi compra una Maserati con motorizzazione diesel non soffre del fatto di dire ho un rumore che non si sente. Ecco, questo è un po' il concetto. Okay. Da lì altre case, anche l'Audi recentemente, la Volkswagen stessa, hanno ripreso lo stesso concetto e stanno mettendo sul mercato come primo impianto vetture con questo tipo di sistema. Speriamo che poi quando saremo tutti elettrici sarà la stessa cosa. Beh, tieni conto. Ho detto una roba brutta, scusa. No, io sono bruttissimo. Devi monitorare anche. Ecco, no, ma questo è un cilindri. Aspetta, riprendo un attimo il discorso prima. Anche su questo tipo di sistema, addirittura lo stanno montando sulle Tesla, che non fanno rumore, quindi se uno ipoteticamente, cioè tecnicamente è possibile rendere una Tesla con un rumore, con un sound tipo un 8 cilindri. Anche quando brucia? Anche quando va? Quando brucia no, quando quindi va tutto, anche il nostro sistema, uguale, via. Quello rumore, il fuoco lo fa vero. Esatto. Questo è un 6 cilindri? Questo è un 6 cilindri AV, è un 3007. Ok, per cui il cliente vuole che suoni come un V8. Il cliente vuole un sound da sportiva, okay. Cosa che se tu la metti in moto è deprimente, cioè un rumore, non dico da panda, però un rumore che non è quello di una Mustang con un 6 cilindri. Ok, allora non è ancora montato Mirko, giusto? Però no, riesci a farci una versione demo? Ci fai vedere come dal punto di vista dell'impianto possiamo vedere? Sì, prego. Vado. Cosa sta facendo? Sì, c'è un'app apposita che serve per comandare, accendere e spegnere il Max Faust. In più su alcune vetture tipo Golf o Mercedes, che all'interno hanno il tasto per selezionare Normal, Sport e via dicendo, tu su ogni canale puoi scegliere il sound su un rumore o lasciarlo spento. Per esempio un normale, che se in città lo lasci spento, o se lo vuoi acceso lo lasci acceso. Puoi regolare il sound, il volume, il tipo di suono, hai diciamo un po' un giocattolino. È figa sta cosa. È carina. Allora adesso non è finito di montare, quindi anche se lo accendiamo, diciamo accendiamo la vettura, non sentiamo il giri motore, però perché funziona così. Quando siamo qua a registrare l'avremo finita. Sì. Però c'è un sistema che si chiama demo. Ok, allora. Verrà montato ovviamente all'esterno, adesso è solo appoggiato nel bagagliaio. Qui andrà più o meno nella zona dove c'è lo scarico? Sì. Si può regolare il volume, si può accendere e spegnere su questo scarico. Questa macchina non ha il selettore, quindi funziona tutto tramite app. Perfetto. Luca, quanto tempo ci vuole per installare questo tipo di dispositivo? Dipende dalle macchine. Nel senso, allora, si può montare un dispositivo che si può montare su qualunque vettura, basta che abbia dai 2000 cilindrate in su e che abbia il sistema CAN-BUS o CAN-BUS, come dir si voglia. A seconda delle macchine, noi ne abbiamo già fatti diversi di questi montaggi, quindi siamo abbastanza, di solito quelle che ci richiedono sono Audi, Mercedes e BMW. Questa è una delle prime che facciamo, infatti Mirko, questa qua è la prima dove mettere la macchina. Se è una macchina
macchina, diciamo, dove non ci abbiamo ancora messo le mani, un giorno e mezzo chiediamo. Se è una macchina già fatta, se è una vettura già fatta dove è collaudato, in una giornata riusciamo a fare tutto. Il cliente ci porta la macchina la mattina, al pomeriggio va via col... Per cui l'invito è per gli appassionati, io sarò uno di quelli, adesso devo ancora decidere su quale, ma secondo me sì, ce l'ho una mezza idea. Luca Mirco, informazioni chiaramente via mail o telefono, a 9000 giri, le capite che vedete in sovraimpressione, e poi che sia suono per le orecchie, no? Evviva la Tesla, evviva la Tesla! Ma senti che roba! Grazie ragazzi, buon lavoro! Ciao, grazie Frank, grazie.